Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna. Guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia. Ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 19, 9 marzo 1926. La creazione forma la gloria muta di Dio. Nel creare l'uomo fu un gioco d'azzardo, ma fallito di cui il creatore si deve rifare. La povera anima mia nuotava nel mare interminabile del volere divino. Ed il mio sempre amabile Gesù faceva vedere in atto tutta la creazione. Che ordine, che armonia, quante svariate bellezze. Ogni cosa aveva il suggello di un amore increato che correva verso le creature, che scendendo nel fondo di ogni cuore gridavano nel loro muto linguaggio: ama, ama colui che tanto ama. Io provavo un dolce incanto nel vedere la creazione tutta, il suo mutismo amoroso, più che voce potente, feriva il mio povero cuore, tanto che mi sentivo venire meno, ed il mio dolce Gesù, sostenendomi nelle sue braccia, mi ha detto: figlia mia, tutta la creazione dice gloria, adorazione verso il nostro Creatore, amore verso le creature. Sicché la creazione è una gloria, un'adorazione muta per noi, perché non le fu concessa nessuna libertà, né di crescere
né di decrescere. L'uscimmo fuori di noi, ma la restammo in noi, cioè dentro della nostra volontà decantare, sebbene muta, la nostra potenza, bellezza, magnificenza e gloria. Sicché siamo noi stessi che ci decantiamo la nostra potenza, la nostra gloria, l'infinito amore nostro, potenza, bontà, armonia e bellezza. La creazione nulla ci dà da per sé stessa, sebbene, essendo essa lo sbocco di tutto il nostro essere divino, serve di specchio all'uomo come guardare e conoscere il suo creatore, e le dà lezioni sublimi di ordine, di armonie, di santità e di amore. Si può dire che lo stesso creatore, atteggiandosi a maestro divino, dà tante lezioni per quante cose creò, dalla più grande alla più piccola opera che uscì dalle sue mani creatrici. Non fu così nel creare l'uomo. Il nostro amore fu tanto per lui che sorpassò tutto l'amore che avemmo nella creazione. Perciò lo dotammo di ragione, di memoria e di volontà, e mettendo la nostra volontà come al banco nella sua perché la moltiplicasse, la centuplicasse, non per noi che non ne avevamo bisogno, ma per suo bene, affinché non restasse come le altre cose create, mute, ed in quel punto come noi uscimmo, ma che crescesse sempre, sempre in gloria, in ricchezze, in amore ed in somiglianza col suo creatore. E per fare che lui potesse trovare tutti gli aiuti possibili ed immaginabili, demmo a sua disposizione la nostra volontà, affinché operasse con la nostra stessa potenza il bene, la crescenza, la somiglianza che voleva acquistare col suo creatore. Il nostro amore nel creare l'uomo volle fare un gioco d'azzardo, mettendo le cose nostre nella piccola cerchia della volontà umana come al banco, la nostra bellezza, sapienza, santità, amore, eccetera, e la nostra volontà che doveva farsi guida ed attrice del suo operato, affinché non solo lo facesse crescere a nostra somiglianza, ma le desse la forma di un piccolo Dio. Perciò il nostro dolore fu grande nel vederci respingere questi grandi beni dalla creatura, e il nostro gioco d'azzardo per allora andò fallito. Ma per quanto fallito, era sempre un gioco divino che poteva e doveva rifarsi del suo fallimento. Perciò, dopo tanti anni, volle di nuovo il mio amore giocare d'azzardo e fu con la mia mamma immacolata. In lei il nostro gioco non andò fallito, ebbe il suo pieno effetto, e perciò tutto le demmo e tutto a lei affidammo, anzi si faceva a gara noi a dare e lei a ricevere. Ora tu devi sapere che il nostro amore anche con te vuol fare questo gioco d'azzardo, affinché tu, unita con la mamma celeste, ci faccia vincere nel gioco, col farci rifare del fallimento che ci procurò il primo uomo, Adamo. Onde la nostra volontà, rifatta nelle sue vincite, può mettere di nuovo in campo i suoi beni, che con tanto amore vuol dare alle creature. E come per mezzo della Vergine Santa, perché rifatto nel mio gioco, feci sorgere il sole della redenzione per salvare l'umanità perduta, così per mezzo tuo farò risorgere il sole della mia volontà, perché faccia la sua via in mezzo alle creature. Ecco perciò la causa di tante mie grazie che verso in te, le tante mie conoscenze sulla mia volontà, non è altro che il mio gioco d'azzardo che sto formando in te. Perciò sii attenta, affinché non mi dia il più grande dei dolori che potrò ricevere in tutta la storia del mondo, che il mio secondo gioco vada fallito. Ah no, non me lo farai, il mio amore andrà vittorioso e la mia volontà troverà il suo compimento. Gesù è scomparso ed io sono rimasta impensierita su ciò che mi aveva detto, ma tutta abbandonata nel volere supremo. Onde tutto ciò che scrivo lo sa solo Gesù, lo strazio dell'anima mia e la mia grande ripugnanza nel mettere su carta queste cose che avrei voluto seppellire. Mi sentivo lottare con la stessa obbedienza, ma il fiat di Gesù l'ha vinto
e segua a scrivere ciò che io non volevo. Quindi il mio dolce Gesù è ritornato e vedendomi impensierita mi ha detto: figlia mia, perché temi? Non vuoi che io giochi con te? Tu non ci metterai altro di tuo che la piccola fiammella della tua volontà che io stesso ti diedi nel crearti, sicché tutto l'azzardo dei miei beni sarà mio. Non vuoi tu essere la copia della mamma mia? Perciò vieni insieme con me innanzi al trono divino e vi troverai la fiammella della volontà della regina del cielo ai piedi della maestà suprema, che lei mise al gioco divino, perché per giocare bisogna sempre mettere qualcosa di proprio, altrimenti chi vince non ha di che prendere e chi perde non ha di che lasciare. E siccome io vinsi nel gioco con la mamma mia, lei perdette la fiammella della sua volontà, ma felice perdita, con l'aver perduto la sua piccola fiammella, lasciandola come omaggio continuo ai piedi del suo creatore, formò la sua vita nel gran fuoco divino, crescendo nel pelago dei beni divini, e perciò potetti ottenere il Redentore sospirato. Ora aspetta a te di mettere la fiammella della tua piccola volontà accanto a quella della mia inseparabile mamma, affinché tu ti formi nel fuoco divino e cresca con i riflessi del tuo creatore, onde poter trovare grazia presso la suprema maestà di ottenere il sospirato fiat. Queste due fiammelle si vedranno ai piedi del trono supremo per tutta l'eternità, che non hanno avuto vita propria ed una ottenne la redenzione e l'altra il compimento della mia volontà, unico scopo della creazione, della redenzione e della mia rivincita, del mio gioco d'azzardo nel creare l'uomo. In un istante mi sono trovata innanzi a quella luce inaccessibile e la mia volontà sotto forma di fiammella si è messa accanto a quella della mia mamma celeste per fare quello che essa faceva. Ma chi può dire quello che si vedeva, comprendeva e faceva? Mi mancano i vocaboli e perciò faccio punto, ed il mio dolce Gesù ha soggiunto: figlia mia, la fiammella della tua volontà l'ho vinta e tu hai vinto la mia. Se tu non perdevi la tua, non potevi vincere la mia. Ora siamo tutti e due felici, ambedue siamo vittoriosi. Ma guarda la grande differenza che c'è nella mia volontà. Basta fare una volta un atto, una prece, un ti amo, che prendendo posto nel volere supremo, resta a fare sempre lo stesso atto, la prece, il ti amo, senza mai smetterlo. Perché quando nella mia volontà si fa un atto, quell'atto non è più soggetto ad interruzione. Fatto una volta resta per sempre. È come se sempre lo si stesse facendo. L'operato dell'anima della mia volontà entra a parte nei modi dell'operato divino, che quando opera fa sempre lo stesso atto senza avere bisogno di ripeterlo. Che saranno i tanti tuoi ti amo nella mia volontà, che ripeteranno sempre il loro ritornello ti amo, saranno tante ferite per me e mi prepareranno a concedere la grazia più grande, che la mia volontà sia conosciuta, amata e compiuta. Perciò nella mia volontà le preghiere, le opere, l'amore entrano nell'ordine divino e si può dire che sono lo stesso che prego, che opero, che amo. E che cosa potrei negare a me stesso? Di che potrei non compiacermi? Oggi abbiamo udito come tra le tante invenzioni di Nostro Signore per parlarci del divin volere, dei suoi disegni, dei suoi progetti, dei suoi effetti, oggi si è inventata una metafora da giocatori. E per capirla bene bisogna, tra l'altro, conoscere qualche gioco d'azzardo, insomma. Perché qui tutta la meditazione verte intorno a queste partite che si è fatto Gesù. Giochi d'azzardo, ma l'azzardo, quelli proprio terribili,
adesso non vorrei, insomma, tipo chemin de fin, tipo quelli che si fanno ai casinò, quelli dove si perdono le fortune intere, insomma, con una mano. Quando si fa banco in certi giochi ci sono cifre stratosferiche. Se hai vinto, hai vinto. Se hai perso, hai perso. Con 2 minuti, ricchissimo o rovinato. Questo è un pochino il contesto, no? Anche quegli altri giochi, insomma, terribili, che sono il poker o altri, insomma, un pochino più italiani, insomma, alcuni vengono anche praticati nei periodi di festività, ma alcuni sono veramente giochi d'azzardo proprio in senso stretto, quindi bisogna fare sempre molta attenzione. Il gioco d'azzardo di per sé, oggettivamente parlando, non è certamente una cosa buona, no? Però Gesù entra in questa metafora per farci capire: ho giocato d'azzardo. Qual era il gioco d'azzardo? Che a chi poteva farne scempio ha dato tesori incomparabili nel crearlo. Santità, sapienza, amore, bellezza e soprattutto la sua stessa volontà, che doveva farsi da guida ed attrice del suo operato. È interessantissimo, perché i giocatori d'azzardo, quando perdono, vogliono la rivincita, cercano di rifarsi. Cioè, usa proprio il termine tecnico che usano questi. Cioè, ho perso, mi devo rifare. E a volte, come ben sappiamo, purtroppo, con il desiderio di rifarsi si vanno ad affossare ancora di più. No. Ecco. Nostro Signore ha voluto rifarsi. E ha rifatto lo stesso gioco, si dice. E l'ha fatto con la Madonna. E stavolta però qui ha vinto. Non ha perso. E ha vinto perché? Perché ha scommesso. Dice, vediamo se quest'altra creatura uscita da uno sbocco del mio amore straordinario farà la stessa cosa, sperpera tutto. E non l'ha fatto. Ha vinto che cosa? Ha vinto che la sua volontà è stata glorificata. Ha vinto anche un'altra cosa, come lui ci spiega. Ha vinto la volontà di Maria Santissima. Cioè, quando si gioca, se uno si siede a un tavolo di un casino, di averci le fisce, se no non ti fanno sedere. Le fisce, per avercele, te le devi comprare, perché il gioco, sì, tu puoi vincere, ma se tu perdi devi perderci qualcosa del tuo. Non è che si gioca soltanto con cioè o vinco o niente, no, o vinco o perdo. E qual è la posta che mette in palio il concorrente umano? La volontà. La volontà. La stessa posta che mette in palio il concorrente divino, no? Lui mette la volontà divina e il concorrente umano mette la volontà umana. E che succede? Succede che se vince nostro Signore si realizza un prodigio. La volontà divina invade la creatura, la beatifica fin da questo mondo, ottiene ogni tipo di grazia e di favore e di benedizione, e Dio ottiene quello che desidera, che la nostra volontà sia completamente sua, appunto l'immagine della fiammella accesa davanti al trono. E essere completamente sua significa essere capace di prendere tutto quello che Dio vuole dare a noi e dare tutto quello che Dio vuole da noi. Se poco poco Dio perde, come è successo ad Adamo, succede il finimondo. Succede che ciò che Dio aveva messo in campo, quindi la volontà sua, gli torna indietro, ferita e mortificata.
e perde la gloria che doveva avere nella creatura e dalla creazione. E l'uomo, che si illude, diciamo così, di non aver perso la sua volontà umana perché è rimasta presso di lui, sperimenterà l'amaro di cosa significa una vita fallita, una vita senza senso, una vita infelice, una vita dove ci si affanna, si passa tempo, si impiega energia a cercare di stare un po' bene, ecco, a cercare quel piccolo cantuccio di cielo, quel piccolo spicchio di felicità, ma molti è un riduttivo, diciamo così, non la trovano. Questa è esperienza comune. Oltre al tema del gioco d'azzardo, che adesso poi riprenderemo, c'è anche quello della creazione come adorazione muta per noi, ed anche come libro aperto in cui leggere le sublimi lezioni di ordine, di amore, di santità e di amore divine. Questo è un tema molto conosciuto anche nella spiritualità e nelle ascetiche classiche, ma lo troviamo anche nella Sacra Scrittura, nel Libro della Sapienza, c'è un passaggio che è dedicato a questo, cioè in tutte le opere della creazione, oltre che un ti amo di Gesù, come sappiamo dagli scritti, c'è un qualche cosa, sempre, che ci parla di Dio. In tutto. Ecco perché quando noi stiamo a contatto con la creazione stiamo sempre bene. Perché lì stiamo a contatto con l'ordine, con l'armonia, con la santità e con l'amore. Dovunque ci trovassimo immersi. I libri sapienziali, anche San Paolo, se non ricordo male, il primo capitolo della Lettera ai Romani, dice che per i cosiddetti, quelli che si definiscono atei, tu ti definisci ateo, ma vabbè, non c'è nessun problema, sotto certi punti di vista. Ma quello che gli chiederà nostro Signore, dice, bene ateo, allora, ce l'avevi gli occhi? Hai visto le cose che stanno sul pianeta Terra? Sì, le ho viste. Bene. E che impressione l'hanno fatto? Erano belle, no? Sì, erano belle. Ma erano pure fatte bene, no? Avevano degli equilibri, insomma, no? Forse non una grandissima cultura, però capisci che già un uccello che vola è un prodigio dell'aerodinamica, insomma, no? Lì ci sono delle leggi fisiche, come dire, iscritte in quella piccola creaturina e che lui le mette in pratica senza neanche sapere cosa sono. Cioè, tanto per fare un esempio molto banale, dico, e da dove viene sta roba qui? Oh? Ci hai mai provato a volare tu? Potrebbe chiedere sempre il nostro Signore, ci sei riuscito a volare tu? E come mai non ci sei riuscito? Non a volare sull'aereo, ma a volare con le braccia tue. Questo tanto per farci comprendere che se ci sarà qualche ateo, quando si troverà dinanzi al nostro Signore, il nostro Signore dirà, bene, tu non ci credevi in me, vabbè, credere in me è un atto di fede, io sono invisibile, quindi, per carità, non sto minimizzando la gravità dell'ateismo, si capisca bene il senso dell'esempio, no? Però gli occhi ce l'hai, giusto? C'hai anche il cervello, tu non lo sai, ma sia gli occhi che il cervello ce l'hai perché l'ho creati io. Hai guardato bene? Ti sei fatto qualche domanda su quello che hai guardato? Perché come si legge nel Libro della Sapienza, dalle cose create, per analogia, si può risalire al Creatore. Paradossalmente a volte molti superatei sono persone colte e istruite, questo è proprio un controsenso, no? È come quando, che ne so, un artista vero, bestemmia. Ci sono dei controsensi intrinseci. Una persona colta ha tante possibilità di farsi le giuste domande e trovare le inevitabili risposte, cioè che sono quelle, tutta questa
bellezza non può essere autoreferenziale, non può essersi fatta da sola. Così come immaginiamo, insomma, un artista, uno che attraverso l'arte entra in misterioso contatto con Dio, perché l'arte è un misterioso contatto con Dio, eh? La musica, la pittura, la scultura, la poesia, la letteratura. E bestemmia. Cioè uno dall'animo gentile, no? Immaginiamo, insomma, un musicista di alto livello, insomma, di bestemmia. Sono delle stranezze, appunto, diciamo così, comprensibili. Comprensibili non vuol dire certamente giustificabili soltanto con la follia che dilaga nel mondo dopo il peccato, no? Quindi la natura, come la chiamiamo, insomma, meglio sarebbe chiamarlo la creazione, il creato, che la natura è termine, insomma, un po', sì, utilizzabile, per carità, con le dovute accortezze, però un termine un pochino anonimo. Quando si parla di creazione, immediatamente si pensa a chi l'ha fatta, no? È un libro aperto, è un libro muto, in silenzio adora chi lo ha fatto e in silenzio ci dice: guarda bene attraverso di me e riconosci attraverso di me la maestria, la sapienza, la potenza, la bellezza di chi mi ha creato. Questo è certo, questo. Allora, alla luce di quello che abbiamo meditato, tanto per trarne evidentemente il doveroso alimento per la nostra anima, due o tre considerazioni conclusive. Uno. Il Signore è tornato a giocare d'azzardo due volte dopo aver perso tutto con Adamo, con la Madonna e con Luisa. Ha vinto tutte le altre due volte. La vittoria con la Madonna ha causato il dono della redenzione e la vittoria con Luisa causa già adesso in atto, anche se ancora non lo vediamo, finalmente il compimento della creazione e il regno della divina volontà. È chiaro che il nostro Signore, dato che si diverte a giocare d'azzardo, a quanto pare, io credo che si divertirebbe anche molto assai, e tanti santi lo hanno fatto, se noi giocassimo d'azzardo con lui. D'altronde Gesù invita a fare un po' di azzardi, eh? Chi non lascia tutto per me non può essere mio discepolo, no? Vendete i vostri beni e datevi in elemosina, insomma, no? Quindi il radicalismo evangelico è, come dire, ovviamente da intendere bene, un invito all'azzardo. E noi sappiamo, no? Che nei giochi d'azzardo più si punta e più si vince. È vero che se va male più si perde, ma quando noi facciamo i santi giochi d'azzardo con Dio, questi vincono tutti. È vittoria sicura. Il problema è che noi abbiamo paura di fare azzardi con l'Altissimo, molto spesso perché ci fidiamo poco di Lui e siamo poco abbandonati in Lui. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è imparare a trovare, ecco, nel creato stesso, nella creazione, oltre che tutti quanti i segni dell'amore di Dio, quindi suoi ti amo, da cogliere e da ricambiare, anche veramente il canto continuo e ininterrotto della sua sapienza, potenza e bellezza. E quindi avere un rapporto noi stessi differente con la creazione, no? Il pontefice attualmente regnante ha scritto un'enciclica, una lettera, adesso non mi ricordo, insomma, l'ha Laudato Si', non mi ricordo se è un'enciclica, un'esortazione apostolica, insomma, un documento abbastanza conosciuto, no? Tutte cose belle, ma per un figlio di Dio, fermo restando l'abisso che c'è tra il creatore e la creazione, ma è evidente che
Quando una persona vive nella divina volontà, tutto il rapporto con il creato cambia, compresi il rapporto con se stessi. Io mi chiedo, una persona per esempio che interiorizza bene la divina volontà, può fumare tranquillamente? È una domanda che mi faccio io. Se io fumo, io faccio del male brutto ai miei polmoni, alla circolazione, al cervello, le cellule neuronali. Quelle sono cose, sono atti della divina volontà, sono creature i miei polmoni. Sono doni che ho ricevuto perché li custodisca. Certamente che un giorno purtroppo morirò e insieme a tutto il resto del mio organismo andranno in decomposizione, ma questo non dipende dalla mia volontà. Questo è il prezzo che si deve pagare al peccato originale. Ma certamente Dio è contento che io tratto bene i miei polmoni e non li maltratto. Il rispetto dell'ambiente, tutti i problemi ecologici, i rifiuti, cioè... Un figlio della divina volontà butta le cartacce per terra, inquina, non sta attento a custodire l'ambiente, quindi a evitare comportamenti che anche nel proprio piccolo lo possano danneggiare, ma lo fa prima, meglio e più di tutti, non solo per ragioni, come dire, laiche, umane, d'accordo, o di convenienza, perché se maltratti l'ambiente ti si rivolta contro, ma proprio come segno, cioè come atto di amore verso il Signore. Accolgo questo dono, te ne ringrazio e lo tratto bene. Tante le cose brutte che si sentono, i maltrattamenti gratuiti per esempio agli animali, l'estate pullulano, per carità, sono cose buone, sono atteggiamenti comunque inqualificabili quelli di chi abbandona un animale, no? Anche se bisogna sempre dire, insomma, che certamente sono cose inqualificabili gli abbandoni degli animali, ma a volte chi si straccia le vesti per queste cose, poi quando si tratta di esseri umani non ha problemi ad avere posizioni assolutamente inaccettabili circa l'inizio e la fine della vita, tanto per fare un esempio. Comunque, chiudiamo questa parentesi, no? Che è una sofferenza gratuita ad un essere vivente, che è un animale, ma la persona che vive nella divina volontà, ma non gliela... non lo farà mai, non lo fa, e al tempo stesso non ci sarà nessuna forma di idolatria indebita verso nessuna delle cose create, né animali né il resto delle cose create, no? Quindi quel grande ordine, quindi comprendere bene, ecco perché Gesù spiega al fine di farci assimilare tante cose, inevitabilmente poi ingenera degli stili di vita, dei modi di vivere, evidentemente benedetti dal cielo e produttori anche di grandi beni in noi e intorno a noi. Ecco, ultimissima considerazione, ricordiamo quello che Gesù ha detto su un atto solo, compiuto nella divina volontà, questo ci faccia comprendere quanto sono importanti. Fatto una volta resta per sempre, è come se sempre lo si stesse facendo. Quindi pensa un po', se ne dovessimo fare tanti, quanti atti eterni, appunto, che rimangono sempre in atto, come se sempre li stessimo facendo, e che danno grandissima gioia a Dio, che producono grandi beni, potremmo produrre. Quindi, anche questa è cosa su cui ben meditare, renderci coscienti, ecco, per poi evidentemente agire di conseguenza e soprattutto ringraziarne il Signore. Bene, a Santa Vergine Maria, oggi nostro Signore ci ha insegnato a fare un po' di celesti giochi d'azzardo, ci ha rivelati quelli che ha fatto Lui,
ci ha rivelato anche che grandissima giocatrice sei tu, grande giocatrice d'azzardo. E ci invita, ecco, ad entrare in questo orizzonte, ecco, di santi e divini giochi divini, santi e divini giochi d'azzardo. Ecco. I giochi d'azzardo umani dobbiamo lasciarli perdere, sicuramente, ma quelli divini no. Dobbiamo farli tutti, quindi tutti i giochi d'azzardo divini dobbiamo imparare a giocarci e dobbiamo essere ben felici di farli, divertirci un po' in questo modo così santo e soprattutto far divertire un po' nostro Signore, che si diverte pure Lui, insomma, a quanto pare, e non è sempre a quanto pare troppo metaforico questo modo di esprimersi. Questo ci dia anche una grande letizia interiore, e quella davvero disposizione di pacifica gioia, ecco, di serena fiducia, confidenza, che ci faccia camminare veramente rinnovati, lieti, felici, santi, ogni giorno della nostra esistenza. Nella divina volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.